provengo da una regione, il Friuli Venezia Giulia, che deve il proprio status di regione autonoma prevalentemente alla presenza di una minoranza nazionale autoctona, quella slovena, che io mi onoro di poter rappresentare nel nostro Parlamento. In Europa vivono 50 milioni di cittadini appartenenti a numerose minoranze linguistiche. Il tema è quindi transnazionale e molto europeo. La peculiarità delle radici plurime del Friuli Venezia Giulia, la possibilità di rappresentare la comunità slovena in Parlamento, la necessità degli sloveni che vivono lungo tutta la fascia territoriale confinaria con l'Austria, la Slovenia, di fare da ponte per lo sviluppo culturale e economico tra l'Italia, la Slovenia, l'Austria, tutta l'Europa centrale, le repubbliche dell'ex Jugoslavia, è determinante. È determinante anche il prodigarsi per la stabilità dell'area balcanica che voi ragazzi che state dalla seconda fila in poi non ricordate, ma è un'area che ha subito negli anni 90 un grosso processo di guerra e di lacerazione. Queste minoranze che noi andremo oggi sulle quali andremo oggi a parlare rappresentano una realtà che garantisce il consolidamento dell'idea di Europa come unione di stati che costituiscono una forza politica e una forza di innovazione. La storia ha profondamente segnato il confine orientale italiano, le memorie per questo percorso così difficile sono divise, ma in questi 7, quasi 8 decenni di pace siamo riusciti a costruire quel senso comune di appartenenza a un territorio che si inserisce in Europa per la sua vocazione storica e naturale. C'è comunque sempre chi vorrebbe continuare a tenere aperte antiche ferite, con iniziative anche legislative assolutamente fuori luogo, ma ci sono stati due grandi presidenti che hanno cercato veramente di fare il punto e di guardare verso il futuro. Questi due presidenti sono il nostro presidente Sergio Mattarella e il presidente sloveno Borut Pahor, che ha concluso il suo mandato neanche un anno fa e che hanno fortemente voluto onorare la memoria delle due comunità nazionali che vivono appunto a Trieste, quella italiana e quella slovena, facendo un gesto di pacificazione, ma più che di pacificazione, di rispetto simbolico per poter chiudere la pagina dolorosa di cui parleremo oggi, che è quella della snazionalizzazione perpetrata nei confronti degli sloveni da parte del regime fascista e degli eccidi del dopoguerra e dell'esodo che ha toccato la comunità italiana dell'Istria e della Dalmazia. Il simbolo di questo percorso è un bellissimo traguardo che ci aspetta nel 2025 e che sarà il fatto che la città di Gorizia, che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata tagliata da un filo spinato, da una barriera importante che ha diviso un territorio sempre unitario per secoli, quasi come Berlino. Nel 2004, quando la Slovenia come Repubblica indipendente è entrata a far parte della Comunità Europea e poi dal 2007, quando è entrata a far parte degli stati del cosiddetti di Schengen, questa barriera è caduta. E nel 2025 le due città, Nova Gorica, che è stata portatrice del progetto, e Gorizia saranno capitale europea della cultura. Questo
è stato ricordato dal presidente Mattarella in un suo discorso di fine anno, nel 2021, per il tradizionale discorso di fine anno che il presidente Mattarella fa, e egli ha portato questa candidatura, questo traguardo, questa capitale unica della cultura come esempio per tutti quei territori nel mondo che hanno avuto una storia difficile, ma che hanno saputo riprendersi l'identità del territorio e orgogliosamente condividendo un futuro insieme. Ogni terra plurilingue andrebbe vista come giardino sperimentale d'Europa, l'utopia europea dove i cittadini possano venire intesi nella loro multiculturalità e nella identità regionale contemporaneamente, dovrebbe essere in qualche modo la realizzazione di un'Europa dei popoli, utopia nell'interesse della collettività. Questa iniziativa nasce su proposta del professor Andrea Valenti, che ringrazio, del liceo Tito Lucrezio Caro di Roma. E quindi grazie non solo al professore, ma anche alla dirigente scolastica, professoressa Anna Proietti, e ai ragazzi che hanno voluto aderire con la curiosità straordinaria che i giovani hanno nel voler crescere. Propongo quindi di dare la parola innanzitutto al professor Domenico Morelli, presidente del Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistica d'Italia, per una relazione introduttiva, e quindi prego professore. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto l'organizzatrice di questa serata, la senatrice Tatiana Rojc, ma anche voi tutti ragazzi che siete voluti venire ad ascoltare delle informazioni, ma conoscere meglio le comunità di lingua minoritaria d'Italia. Come potete vedere dalla cartina che abbiamo costruito, che abbiamo disegnato, sul territorio italiano convivono numerosi gruppi minoritari che sono diversi fra di loro per numero, per il grado di tutela dell'ordinamento giuridico. Pensate che nel complesso si tratta quasi di 3 milioni di persone, intorno al 4,5 della popolazione, divise in 12 gruppi minoritari linguistici che fanno dell'Italia uno dei paesi europei in cui è presente il maggior numero di minoranze autoctone e certamente il paese dell'Europa occidentale con il maggior numero di minoranze riconosciute. Come dirò più tardi, esiste una forte asimmetria normativa nel trattamento delle varie minoranze. E in dottrina si è parlato di minoranze superprotette e altre minoranze che sono state tutelate da una legge particolare di cui parleremo, la legge 482 del 99. Quindi bisogna dire che un certo riconoscimento del proprio patrimonio linguistico è stato sempre riconosciuto dall'Italia, consapevole che lo sviluppo non dipende soltanto unicamente da variabili economiche, ma è la risultante della capacità sociale di determinarlo, perseguirlo e controllarlo. Vicende storiche, varie e complesse, hanno portato nel corso dei secoli allo stanziamento sul territorio dello Stato italiano numerose comunità di lingua minoritaria, diverse per lingue, per tradizioni culturali e condizioni socio-economiche, ma pur in tale diversità esistono dei problemi comuni
riconducibili alla necessità di tutela della lingua e a vari livelli. Quindi vediamo in particolare un po' queste minoranze, che possiamo dividere in tre grandi gruppi. Abbiamo innanzitutto le comunità stanziate nelle zone di confine, praticamente che va dal Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Queste comunità, queste popolazioni, hanno una storia del tutto particolare e sono portatrici di tradizioni culturali comuni a quelle della popolazione degli stati confinanti. Ai confini con Sustirolo, col Trentino Alto Adige, c'è l'Austria, la Germania, come agli altri confini della Valle d'Aosta c'è la Francia, che parlano la stessa lingua. E poi esistono le altre 12 minoranze sparse per tutta l'Italia e che noi chiamiamo minoranze di antico insediamento. E quali sono? Sono gli albanesi, i grichi di Puglia, sono i croati, sono gli occitani del Piemonte, sono i catalani di Alghero e infine sono due grandi regioni che sono state riconosciute come delimitate come a tutela della loro comunità linguistica, che sono i sardi e i friulani. È difficile parlare di ognuno di questi gruppi perché andremo avanti per ore e ore. Cercherò di dire di dare qualche informazione, qualche notizia un po' più particolare, cominciando magari col gruppo da cui appartengo io, cioè gli albanesi, che appartengono a ben sette regioni, che vanno dall'Abruzzo e fino alla Sicilia, alla provincia di Palermo. Queste popolazioni si sono trasferite, hanno emigrato in Italia, soprattutto dal XV al XVIII secolo, con varie ondate migratorie. Dovrei fare una premessa: generalmente si dice che il mare divide, però il mare anche unisce. Vedremo che dall'Albania sono sempre venute delle popolazioni in Italia, dalle parti nostre, come dalla ex Jugoslavia, come i croati che sono venuti dall'altra parte, per ragioni varie. Gli albanesi perché il loro paese era stato invaso dagli ottomani, per cercare in qualche modo un terreno più fertile e un aiuto da parte della popolazione lì esistente. Gli albanesi sono quasi 100.000 sparsi in queste regioni, sono una vera isola linguistica e trasmettono per lo più oralmente il patrimonio linguistico, culturale e religioso, perché appartengono alla religione cattolica ma di rito orientale, di rito greco, perché provengono dal sud dell'Albania. Ho già accennato ai croati. I croati più o meno hanno la stessa storia degli albanesi, sono soltanto tre piccoli paesini del Molise, ma hanno una caratteristica particolare, perché c'è stato un accordo fra l'Italia e la Croazia per una loro tutela, per assicurare una loro sopravvivenza e con degli aiuti anche economici. Una storia particolare hanno i catalani di Alghero, i quali sono un gruppo di antico insediamento del XIV secolo che fu fondata dalla famiglia genovese dei Doria, ma a questi subentrarono i catalani che già dominavano la Sardegna. E quindi fino ad oggi hanno continuato sia con la lingua, sono circa 18.000, sia con scuole, con riviste e con anche un gruppo di intellettuali abbastanza vivace nella creazione della letteratura scritta moderna. Dei francofoni abbiamo fatto qualche accenno, si tratta soprattutto di popolazioni della Valle d'Aosta, ma anche del Piemonte. Ricordatevi che i confini sono stati messi dopo. I confini nascono
quando i due popoli fra le due parti delle Alpi oppure di questi stati non sono più in pace. Ma di per sé popolazioni da questa parte e dall'altra parte delle Alpi sono le stesse, parlano la stessa lingua, hanno la stessa storia, eccetera. Così come i franco-provenzali che sono presenti in Valle d'Aosta e poi con due comunità in provincia di Foggia, Celle e Faeto San Vito. Questa è una storia interessante da ricordare. Molte volte queste popolazioni, non trovando accoglimento in una parte del paese in cui vivevano, hanno sentito il bisogno di trasmigrare all'interno dello stesso Stato, dove dei signori magari più ospitali li hanno accolti. E così gli occitani che vivono soprattutto in Piemonte e costituiscono degli insediamenti in varie valli del Piemonte e che appartenevano anticamente a varie province della Francia. E anche da parte degli occitani c'è stata una trasmigrazione in Calabria, in questo paesino qui che si chiama Guardia Piemontese, dove dei occitani valdesi del Piemonte hanno trovato ospitalità, anche se non sempre gradita. Rimangono da parlare adesso un altro ceppo di cui ne parla pure la lingua, che sarebbero i germanofoni. Germanofoni innanzitutto c'è la grande, i tedeschi dell'Alto Adige, che hanno tutta una storia particolare, sapete, alla dissoluzione dell'impero asburgico e per effetto del trattato di Saint-Germain la parte meridionale del Tirolo è stata staccata dall'Austria ed è stata attribuita all'interno. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha conservato quella zona con la promessa di autonomia contenuta nell'accordo De Gasperi-Gruber del 1946. E da allora è stato varato il primo statuto di autonomia con la legge costituzionale 26 febbraio del 48 e con varie norme di attuazione che sono state poi adottate negli anni successivi e che hanno dato esecuzione allo statuto nello spirito dell'accordo De Gasperi-Gruber. Ma oltre questa grande minoranza, diciamo, che magari in quella sede di provincia di Bolzano è maggioranza, esistono tutte altre comunità germanofone lungo tutto l'arco alpino, come dicevo prima. E di che si tratta? Vengono chiamati con vari nomi, carinziani, cimbri, mocheni, valser. Perché? Perché vengono denominati in questo modo dalla zona di provenienza oppure nella zona in cui si sono insediati. La minoranza linguistica carinziana, soprattutto in provincia di Udine, a Sappada e nei centri di Sauris e Timau, e poi da ricordare il Valcanale Tarvisio, dove ci troviamo, è ai confini praticamente con l'Austria, ci troviamo con una popolazione addirittura quadrilingue che è certificata, che è tutelata, che è riconosciuta dallo Stato. E questi dialetti poi vengono e continuano in qualche modo ad essere parlati, anche se con qualche difficoltà. Voglio soltanto ricordare, forse ne avete sentiti i cimbri, li avete studiati quando avete fatto la storia romana, ma nel Veneto, in provincia di Vicenza ed in provincia di Verona, esistono delle comunità cimbri, che sono però del 1400-1500. Si tratta di popolazioni che sono state invitate a
risiedere in questi luoghi in cui c'era bisogno di boscaioli. Vi ricordate Venezia? Venezia senza le foreste, senza gli alberi, senza i tronchi, non sarebbe vissuta, non sarebbe... E allora aveva bisogno di questi operai, di questi boscaioli, che hanno occupato queste zone e che poi sono ancora fino ad oggi mantengono una loro identità linguistica e identità etnica. Un accenno soltanto alla minoranza linguistica mochena che si trova nel Trentino Alto Adige, e anche questi qui probabilmente si dice che l'origine è un movimento di colonizzazione di vari centri del Veneto e del Trentino, fra i fiumi Adige e Brenta, con popolazioni tedesche del XII e del XIV secolo. Cioè si tratta di immigrazione per lavoro, cioè persone invitate a emigrare per trovare un'occupazione che servisse a loro. Un discorso particolare bisogna fare dei greci che si trovano in Puglia, sono 10 comuni qui che hanno creato un'unione dei comuni, e poi in provincia di Reggio Calabria 9 comuni. L'origine di queste comunità è avvolta nella fantasia, perché molti dicono che dipende dagli antichi greci, ma più probabilmente si tratta di emigrazioni medievali e nella 1400-1500, come è successo per gli albanesi e per i croati che sono venuti qua nel nostro territorio per avere un appoggio e per avere in qualche modo un aiuto. Due parole adesso dei sardi, i quali hanno avuto un riconoscimento in parte per lo sviluppo linguistico autonomo. Loro dicono che la lingua sarda è peculiare, è particolare alle altre lingue neolatine, anche se dipende dal latino storico. E la minoranza di lingua sarda può essere considerata la più consistente minoranza in Italia. Degli sloveni non parlo, perché ho davanti a me delle personalità molto più istruite, molto più preparate di me. Già ne ha fatto cenno la senatrice, quindi passo avanti. Un accenno soltanto a delle minoranze che non sono riconosciute, e qui devo ricordare i Rom. I Rom non sono riconosciuti come minoranza perché la legge 482 prevede la stanzialità per poter dare una tutela, e loro non sono stanziali, però proseguono in Parlamento delle discussioni e speriamo che prima o dopo anche loro abbiano una loro tutela. Due parole sulla normativa nazionale, cioè queste minoranze, queste comunità di lingua minoritaria hanno avuto un riconoscimento da parte dello Stato. Innanzitutto nella Carta Costituzionale. Se voi leggete i primi articoli, che sono poi quelli fondamentali della nostra Carta, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 6 riguardano proprio le minoranze. L'articolo 2, come sapete, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nella formazione sociale. L'articolo 3 poi parla chiaramente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono tutti uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, eccetera. Infine l'articolo 6 dichiara esplicitamente che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Questo articolo è stato attuato dalla legge 482 del 99, che detta delle norme in materia delle minoranze linguistiche storiche. Con questa legge, che è molto interessante, perché ha voluto nel nostro ordinamento, in un quadro di unità nazionale, riconoscere la pluralità delle espressioni linguistiche e culturali del nostro paese e valorizzare il ruolo
delle autonomie. Quindi si pone nel solco del decentramento amministrativo attraverso l'attribuzione agli enti di compiti fondamentali nell'attuazione delle previsioni contenute. La legge 482, oltre a riconoscere queste 12 minoranze di cui vi ho parlato, ma di cui ripeto i nomi, l'albanese, il catalano, il germanico, i greci, slovene, croate, e di quelle parlanti, il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, in un'ottica di valorizzazione delle stesse, detta delle norme particolari e delle possibilità per tutelarle. Quali sono i punti fondamentali di questa legge? Generalmente noi diciamo che è basato su tre pilastri. La possibilità di usare la propria lingua anche pubblicamente, per esempio negli organi collegiali, nel rapporto con le autorità. Secondo punto, la possibilità di avere delle trasmissioni radio-televisive. E terzo punto, forse il più importante, l'insegnamento di queste lingue nella scuola. Questo fatto, questa legge ha portato, ormai festeggiamo quest'anno i 21 anni, i 22 anni, ha portato un risveglio, diciamo così, per queste comunità. Anche forse per il budget che non è molto forte, in origine erano 10 milioni, ma adesso siamo a 6 milioni di euro, di poter creare degli sportelli linguistici in modo che una persona che vuole avere dei rapporti con le autorità possa usare la propria lingua, dei contributi per istituzioni culturali e soprattutto per pubblicazione di libri e riviste. Questa legge viene attuata ed è in qualche modo sostenuta da un comitato tecnico consultivo presso il Ministero degli Affari regionali. Oltre a questa legge nazionale, la 482, esistono delle leggi relative di ogni regione in cui vivono le minoranze. Però, come già vi avevo accennato prima, esistono delle minoranze super protette, che hanno una legislazione specifica di rango costituzionale e che sono in particolare lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, la legge costituzionale per lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e la legge costituzionale concernente lo Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Le nostre minoranze però non sono tutelate solo dalla legge nazionale. Esistono degli organismi internazionali, di cui faccio solo cenno, che continuano a vigilare, diciamo così, sul nostro paese se vengono tutelate queste comunità e se questa legge che ci siamo data viene attuata. E mi riferisco in particolare del Consiglio d'Europa, che come sapete include ben 46 Stati membri di cui l'Italia ha fatto parte sin dalla fondazione, il 5 maggio 1949, che vuol difendere i diritti umani, la democrazia pluralista e lo Stato di diritto. Interessa al nostro discorso soprattutto due convenzioni della Carta europea, del Consiglio d'Europa. Il primo è la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali che è stata fatta a Strasburgo nel 1995 e che l'Italia ha ratificato nel 1997. Si tratta di una convenzione importante perché anche a livello internazionale vengono riconosciuti e vengono assicurati delle condizioni atte a conservare e sviluppare le loro culture ed a preservare la loro identità. E poi un'altra carta che però purtroppo ancora non è stata ratificata è la Carta Europea delle Lingue, che è una convenzione finalizzata alla protezione e alla protezione delle lingue regionali o minoritarie che costituiscono un patrimonio culturale comune dell'Italia. Varie volte è stato presentato un
disegno di legge, la senatrice qui presente ha presentato anch'essa un disegno di legge, è stato ripresentato anche in questa legislatura, speriamo che trovi accoglimento. Un'ultima parola su altri due organismi internazionali. Uno è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che come sapete ha emesso la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, e poi l'OSCE, che come sapete è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Internazionale. L'OSCE è importante perché vuole prevenire i conflitti, la gestione della crisi e ricostruzione e il rafforzamento delle strutture sociali dopo un conflitto, nonché la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo. Inoltre, presso l'OSCE esiste una figura molto importante, che è l'Alto Commissario per le Minoranze, che ha il compito di prevenire i conflitti tra gli Stati. Purtroppo, come sapete, queste norme non riescono molte volte, e lo vediamo leggendo i giornali o guardando la televisione ogni sera, a risolvere i conflitti dei popoli. La Russia, che faceva parte del Consiglio d'Europa, è stata invitata gentilmente a ritirarsi, perché ovviamente non ha tenuto conto per niente degli accordi che aveva ratificato e sottoscritto. Due sole parole di conclusione. Carissimi amici, nella nostra società il riconoscimento di diverse identità e differenze culturali penso che debba armonizzarsi come in un mosaico, cogliendo gli aspetti positivi nella massima e consapevole condivisione dei principi costituzionali della convivenza civile. Abbiamo parlato soltanto di norme e di norme costituzionali, cioè il minimo o il massimo, diciamo, delle norme del nostro convivere civile. La sfida a cui ci chiamano le istituzioni italiane ed europee è quella di creare in ogni paese i presupposti di piena inclusione sociale di tutti i cittadini, coniugando il riconoscimento dei diritti con il rispetto delle regole. La lingua in questo gioco, in questo ambito, gioca un ruolo essenziale. Perché? Perché sostiene il dialogo e la comprensione reciproca. La legge di cui abbiamo parlato, la 482, che valorizza l'unità del nostro Paese attraverso la molteplicità delle sue espressioni linguistiche e culturali, secondo me conserva ancora la funzione di norma di riferimento nel pieno riconoscimento del ruolo che la pluralità linguistica ha svolto nella storia e svolgerà ancora nel futuro d'Europa. Perché il patrimonio linguistico, culturale, che viene vissuto ogni giorno da queste comunità di lingua minoritaria, sono una ricchezza che non possiamo perdere. Grazie mille dell'attenzione. Ringrazio molto il professor Morelli. Voi ragazzi, so che avete letto il testo della legge 482, quindi adesso avete avuto, come dire, un quadro forse un po' più preciso del perché e del come si sia arrivati a questa legge. E, un po' più di 30 anni fa, da quell'entità che era la Jugoslavia, si è staccata per prima una repubblica, la Repubblica di Slovenia, con un plebiscito che ha voluto autodeterminare per volontà dei cittadini l'indipendenza di una nazione
della quale qui abbiamo un altissimo rappresentante, Sua Eccellenza l'Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matthias Longar, che ringrazio molto. Non è un caso se Sua Eccellenza è presente con noi, perché la Slovenia ha, ce lo racconterà meglio l'Ambasciatore, nel suo DNA il rispetto della multiculturalità e pluralità etnica e nazionale sin dall'inizio, dalla sua Costituzione. Signor Ambasciatore, grazie mille. Onorevole senatrice, onorevole senatore, rispettabile professore, signore, signori, cari studenti, io vorrei presentare, come ha detto senatrice, della tutela delle minoranze autoctone in Slovenia. Ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia, nei territori dove vivono le due comunità, allora sono le comunità italiana e comunità ungherese, i loro appartamenti istituiscono comunità autogestione per l'autoazione dei propri diritti. Lo stesso articolo stabilisce che le comunità nazionali sono direttamente rappresentate negli organi rappresentativi dell'autonomia locale e nella Camera di Stato, allora nel Parlamento. Ai sensi dell'articolo 80, un esponente della rispettiva comunità nazionali italiana e ungherese è sempre eletto nella Camera di Stato. In conformità alla legge sulle comunità autogestite delle nazionalità nei territori nazionalmente misti, in cui la loro presenza è autoctona, gli appartenenti alle comunità nazionali italiana e ungherese istituiscono la comunità autogestite comunali della nazionalità. La comunità autogestite delle nazionalità collaborano con i rappresentanti della comunità nazionali eletti negli organi delle comunità locali autogestite e alla Camera di Stato, con gli organi delle comunità locali autogestite e con gli organi statali. Prima di dare il consenso su questioni relative ai diritti particolari degli appartamenti alle comunità nazionali, i rappresentanti della comunità nazionale eletti ai consigli della comunità autogestite locali devono acquisire il consenso della comunità autogestite della nazionalità. La legge sull'autonomia locale stabilisce che nelle aree nazionalmente miste definite dalla legge dove vivono le comunità nazionali italiana e ungherese, entrambe le comunità nazionali hanno almeno un rappresentante nel Consiglio Comunale. Lo statuto del Comune stabilisce la rappresentanza diretta delle comunità nazionali negli altri organi del Comune. Nei comuni nazionalmente misti viene istituita una commissione per la nazionalità. Gli appartenenti alla comunità nazionale costituiscono la metà dei membri della suddetta commissione. Nell'ambito delle loro competenze, i comuni disciplinano con atti speciali le questioni riguardanti l'esercizio dei diritti e il finanziamento delle comunità nazionali. Gli atti sono approvati dal Consiglio della Comunità Nazionale attraverso gli esponenti delle comunità nazionali nei consigli comunali. Prima di decidere sulle questioni relative ai diritti specifici delle appartenenti alla comunità nazionali, gli organi del Comune devono acquisire il parere della comunità autogestite della nazionalità. La legge sulle elezioni locali stabilisce che possono votare ed essere eletti alla carica di membro del Consiglio Comunale
in rappresentanza della comunità italiana o quella ungherese, membri di tali comunità nazionali aventi diritto di voto. Il diritto di voto dei cittadini alle elezioni dei rappresentanti della comunità nazionale italiana e ungherese viene accertato tramite un apposito elenco elettorale comunale dei cittadini appartenenti alle comunità nazionali. Per quanto riguarda gli elenchi degli aventi diritto di voto, la compilazione di questi e altre questioni relative all'evidenza del diritto di voto che non sono specificamente disciplinate dalla suddetta legge si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge sull'evidenza del diritto elettorale. In conformità alla legge sulle elezioni della Camera di Stato, le comunità nazionali italiana e ungherese eleggono ciascuna un deputato in Parlamento. Gli appartenenti alla comunità italiana e ungherese aventi il diritto di voto hanno il diritto di votare ed essere eletti come deputati della propria comunità. In conformità al suo regolamento interno, la Camera di Stato ha varie commissioni permanenti, tra cui la Commissione per le nazionalità. La Commissione per nazionalità esamina proposte di legge e altri atti che regolano le posizioni e i diritti unicamente delle comunità nazionali autoctone, italiana e ungherese e dei loro appartenenti. Esamina le questioni riguardanti la posizione e i diritti delle comunità nazionali italiana e ungherese. Esamina le questioni relative allo sviluppo dell'educazione e dell'istruzione e delle attività culturali, educative ed economiche di questa comunità. Esamina le questioni relative all'informazione pubblica e attività editoriali di questa comunità. Esamina le questioni dello sviluppo dei contatti tra la comunità nazionale italiana e ungherese e loro nazioni madri. Propone misure per realizzare i diritti di entrambe le comunità nazionali. Nell'ambito del governo opera la Commissione del Governo della Repubblica di Slovenia per le comunità nazionali. La Commissione consiste sempre di un rappresentante della comunità nazionale italiana e un rappresentante della comunità nazionale ungherese. La Commissione assolve i seguenti compiti: monitorare l'attuazione degli obblighi costituzionali e delle disposizioni legali della Repubblica di Slovenia nei confronti della comunità nazionale, formulare proposte e iniziative relative alla tutela delle comunità nazionali destinate al governo della Repubblica di Slovenia e ai singoli ministeri con l'obiettivo di ottenere le loro posizioni ufficiali, scambiare opinioni tra i rappresentanti delle comunità nazionali e le autorità statali su tutte le questioni riguardanti la situazione delle comunità nazionali. Quello direi c'era un po' di presentazione, forse un po' più veloce, ma non vorrei rubare troppo il tempo, solo che proprio vorrei dire, secondo le questo uno posso capire, come ha detto anche la senatrice, che noi prendiamo questo compito della tutela delle minoranze autoctone molto serio, e perché per noi ci sono, diciamo, come una finestra, come un ponte, come i nostri vicini, anche per creare i rapporti sempre meglio. Grazie. Grazie ambasciatore davvero per questa esposizione molto precisa, molto puntuale, ma che ci dà l'idea di quanto importante sia avere l'attenzione alla tutela delle singole minoranze. Sono particolarmente lieta di avere con noi oggi il senatore Luigi Spagnolli,
della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, che è già stato sindaco di Bolzano, eletto nel Trentino Alto Adige, regione determinata dalla presenza di due minoranze importanti, come ha già citato il professor Morelli, quella germanofona o tedesca, che dir si voglia, e quella ladina. Per cui prego, senatore. Grazie. Sono consapevole che la curva dell'attenzione sta precipitando verso il basso e quindi mi permetterò di cercare di coinvolgervi in questa breve chiacchierata che faremo. Tutti sapete, vero, quando e dove nasce il concetto di nazione? Non ve lo ricordate? Pure, ecco, questo per dire che la storia è maestra di vita. Se non conoscete la storia, è difficile capire perché oggi ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo. Davvero nessuno se lo ricorda? Provate. L'arrivo? Quale? No? Francese. La rivoluzione francese, vi ricordate? Nella rivoluzione francese la rappresentanza eletta, la prima, era la rappresentanza della nazione. La Francia è stata la prima nazione. Da lì è partita un'onda per cui l'Europa si è ridisegnata in funzione dei confini degli stati nazionali. Prima di allora non c'erano stati nazionali, e questo va capito. Prima di allora c'erano i ricchi, che erano normalmente o nobili o preti, che parlavano il loro linguaggio spesso abbastanza elevato, e poi c'era il popolo, che qualsiasi cosa parlasse era popolo ed era sottomesso. Quindi c'erano circostanze locali molto diversificate. Allora, io vengo qui da Bolzano, io sono rappresentante dell'Alto Adige nel Senato della Repubblica, sono un rappresentante dell'Alto Adige di madrelingua italiana, perché, e adesso lo vedremo, in Alto Adige convivono non solo la minoranza di lingua tedesca e la minoranza di lingua ladina, ma anche ovviamente una quota parte di popolazione di lingua italiana, che però è minoritaria. Ok? Allora, voi sapete cos'è il Tirolo? Sì? Cos'è il Tirolo? Ve lo ricordate da Dante? Dante lo citò, lo chiamò Tiralli, ma sempre di Tirolo si tratta. Tirolo è una terra che storicamente si estende, prende la parte più ampia delle Alpi, che parte da Verona e arriva verso Monaco di Baviera, e occupa praticamente tutto il territorio alpino, ivi compreso. È un territorio che è stato governato dal circa il 1250 dai conti del Tirolo, che sono stati quindi, hanno governato quindi un territorio che era allora, che è stato omogeneo fino al 1918, cioè fino a quando l'accordo di Saint-Germain, che citava il professor Morelli, ha disegnato il nuovo confine dell'Italia a seguito della Prima Guerra Mondiale. E questo Tirolo faceva parte del grande impero austro-ungarico, prima austriaco e poi austro-ungarico, che comprendeva territori di etnia completamente diversa, perché vi ricordate che l'impero d'Austria arrivava a prendere territori della Romania, dell'attuale Ucraina, l'attuale Cechia, che chiamava Boemia, nella penisola balcanica arrivava fino alla Bosnia, tant'è che l'attentato che ha dato origine alla Prima Guerra Mondiale, sapete tutti che è stato fatto a Sarajevo, e lì venne ucciso il principe ereditario Francesco Ferdinando. Bene, questo per capire come già allora si era cominciato ad avere problemi di nazionalismi. Il nazionalismo è la degenerazione del concetto di nazione, e che porta ovviamente quelli che si sentono appartenere alla stessa nazione di volersi difendere da quelli che appartengono ad altre nazioni, e nel peggiore dei casi anche di attaccarli. Da lì nascono tutte le guerre risorgimentali e anche le grandi guerre del Novecento. Questa idea della nazione fatta dalla Francia non è stata una grandissima idea dal punto di vista delle guerre che sono successe dopo, ma siccome la storia dell'uomo è sempre costellata di guerre, probabilmente avrebbero trovato altri motivi per far guerre, difficilmente ci sarebbe stata la pace in tutto questo periodo. Bene, il
territorio del Tirolo venne conquistato dai Romani nel primo secolo d.C. Allora era abitato da una popolazione che si chiamavano i Reti. C'erano anche delle isole di popolazione cimbra, che è quello che diceva il professor Morelli. I Romani arrivarono e, come sempre, arrivarono come dei carri armati e imposero l'organizzazione romana, compresa la lingua. Vi ricordate che i Romani, quando conquistavano un nuovo territorio, gli abitanti di quel territorio diventavano automaticamente cittadini di Roma, non come adesso, che anche se nasci in Italia, prima di diventare cittadino italiano devi aspettare e poi fare una serie di passaggi. Allora era automatico. Ma perché era automatico? Perché bisognava, comunque, chi diventava cittadino romano era assoggettato alle leggi di Roma. Quindi se faceva un furto gli tagliavano la mano. E allora a questo punto capite che diventare cittadini romani era una buona cosa, ma poteva comportare dei rischi, soprattutto a chi era abituato a rubare per vivere. Bene, nell'ambito, per quanto riguarda la cristianizzazione, il territorio del Tirolo è stato cristianizzato fra il IV e il VI secolo d.C. da monaci provenienti in parte da sud, da Verona, in parte da nord, da Augusta, che oggi si chiama Augsburg, una città sul Danubio, e poi arrivarono i Baiuvari e arrivarono i Longobardi che occuparono questo territorio. È da questo che si fa risalire un pochino l'attuale situazione, per cui nella parte nord del vecchio Tirolo si parla il tedesco e nella parte sud si parla l'italiano, perché probabilmente già allora l'influenza, da un lato della religione e quindi dei monaci, dall'altro dei popoli che arrivavano, indussero certe parti della popolazione a parlare meglio una lingua rispetto a un'altra. Però rimasero nelle valli un po' periferiche, quelle che non erano automaticamente attraversate dai nuovi popoli che arrivavano, rimasero delle parlate di tipo retoromanico, cioè l'evoluzione di quello che era successo quando arrivarono i Romani. I Reti presero alcune parole dai Romani e coniarono questi linguaggi retoromanici che oggi identifichiamo, sono identificati dalla legge 482 citata dal professor Morelli come linguaggi ladini. In Alto Adige la lingua ladina viene parlata soprattutto nelle valli dolomitiche di Gardena e Badia. Ricordate che in Svizzera, nel canton Grigioni, una lingua ladina che loro chiamano romancio, il rumanch, viene parlato in tutta la zona intorno a St. Moritz verso il confine con l'Italia, e quindi il friulano stesso è considerato una lingua ladina. Sono lingue di origine retoromanica, quindi nascono da un mischiamento tra queste lingue antiche. Bene, questo per capire il perché abbiamo a che fare con un territorio plurilingue. Cosa succede nel Novecento? Succede che, in primo luogo, con l'accordo di Saint-Germain viene fatto questo confine sullo spartiacque alpino. Non so a voi ora, ma i tempi miei ci insegnavano che lo spartiacque è un confine naturale. È assolutamente falso. Lo spartiacque non è un confine. Come il mare, anche la montagna è opportunità di scambio commerciale e di scambio culturale. Nessuno nell'antichità ha mai visto la montagna come un confine, ma l'ha vista come una possibilità di guardare oltre e di guardare lontano. Bene, venne fatto questo confine e quindi il Tirolo venne diviso in due parti. Il Tirolo del Nord rimase con l'Austria, e lì è un territorio austriaco dove si parla tedesco. Il Tirolo del Sud invece comprendeva le due province di Bolzano e di Trento, dove la provincia di Bolzano aveva una larga maggioranza di popolazione di lingua tedesca e una componente situata nelle valli che dicevo, localizzata, di lingua ladina. C'era una componente di lingua italiana storica nella parte sud. Invece la provincia di Trento aveva una maggioranza di persone che parlavano la lingua italiana e alcune isole di presenza di lingue alto-tedesche, cimbri, a Luserna, la Varone, Val dei Mocchini, questi qua. Ecco, ovviamente sotto l'impero austro-ungarico precedente tutte le minoranze linguistiche erano molto tutelate. L'impero austro-ungarico, che aveva tantissime popolazioni di lingua diversa al suo interno, lasciava che ciascuno usasse la sua lingua. Quindi da noi c'è l'abitudine ad avere
gli atti scritti in più lingue, a vedere scritte di lingue diverse. Qualcuno è mai stato a Bolzano in ferie? Mai? Sapete cosa piace ai turisti quando vengono su da noi in ferie? Gli piace vedere i cartelli bilingui, perché tutte le località hanno un doppio nome. E quindi uno arriva e dice, ma come? Doppio nome? Che cosa strana, no? Ecco, questa è una delle caratteristiche di un territorio bilingue. Cosa succede dopo la Grande Guerra? Succede che arriva il ventennio fascista. Nel ventennio fascista, voi sapete, l'italianità era un concetto assolutamente fondamentale della dottrina e anche insegnata nelle scuole su indicazione del governo. In Alto Adige venne vietato l'uso della lingua tedesca, vietato l'uso della lingua ladina. Si doveva parlare solo italiano. E questo ovviamente ha comportato dei contraccolpi. E dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu l'accordo di Parigi, anche citato dal professor Morelli, in cui i ministri degli esteri italiano e austriaco fissarono alcuni ambiti in cui l'Alto Adige e il Trentino dovevano avere una autonomia per tutelare le minoranze linguistiche. Bene, questo accordo De Gasperi-Gruber è poi sfociato in uno statuto. Avete idea di cosa sia uno statuto? È una piccola costituzione. Vi ricordate che prima della stesura della Costituzione italiana c'era lo Statuto Albertino, no? E quindi era il passaggio precedente. Ecco, noi non avremo mai una Costituzione per la nostra terra perché c'è già quella italiana, ma c'è uno statuto che è una norma di rango costituzionale, quindi di livello parallelo alla Costituzione, come se fosse un'emanazione della Costituzione. E questo statuto viene aggiornato progressivamente perché c'è una continua discussione tra lo Stato e le amministrazioni provinciali di Bolzano e di Trento, che nel frattempo hanno preso ciascuna una via autonoma, per migliorare il discorso delle competenze, cosa fai tu e cosa faccio io, cosa fai tu Stato e cosa faccio io provincia, in funzione di una migliore risposta ai bisogni dei cittadini. Per esempio, da noi in Alto Adige la scuola è provinciale, segue le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i programmi, ma gli edifici, i docenti e il personale ausiliario sono tutti pagati dalla provincia autonoma. Non esistono scuole statali in Alto Adige. Poi non cambia niente perché i programmi sempre quelli sono, e se vi capitasse di trasferirvi lassù con la famiglia cambiereste il liceo. Che liceo fate? Voi che scuola fate? Classico linguistico. Bene, verreste a un classico linguistico di Bolzano che è assolutamente comparabile con il vostro. Non vi cambierebbe la vita, semplicemente cambia chi è il proprietario e chi paga gli insegnanti. Bene, arrivo a vedere come funziona questa nostra autonomia. La nostra autonomia funziona nel senso che c'è un bilinguismo diffuso obbligatorio per legge, cioè tutte le comunicazioni pubbliche e tutti gli atti pubblici vengono redatti in due lingue, in tre nelle valli ladine. Quindi, se c'è un avviso pubblico, il Covid, state a casa, è scritto in due lingue. Nelle valli Gardena e Badia in tre lingue. Il Covid, state a casa, era un messaggio forte e chiaro, no? Doveva essere scritto in più lingue. Perché? Perché da noi i cittadini hanno il diritto di avere dalla pubblica amministrazione una corrispondenza linguistica che alla loro madrelingua. Per cui anche se un cittadino va allo sportello del comune o allo sportello dell'ospedale o alla segreteria della scuola, anche se si tratta di una scuola di madrelingua italiana, le scuole sono di madrelingua italiana, madrelingua tedesca, madrelingua ladina, ma in tutte si insegna anche l'altra lingua tedesca e italiana, nella scuola ladina si insegnano sia il tedesco che l'italiano. Bene, però in tutte queste scuole c'è comunque l'obbligo del bilinguismo. Se va lì una persona e si rivolge allo sportello, alla segreteria, in un luogo deputato, deve poter avere risposte nella sua lingua, risposte orali e risposte scritte. Ovviamente affinché questo accada c'è bisogno di una
di un bilinguismo diffuso, c'è bisogno di una preparazione, da noi si fa un esame di bilinguismo che è requisito per entrare nella pubblica amministrazione. Se non avete superato l'esame di bilinguismo potete avere la migliore laurea del mondo, essere Einstein, ma non potete partecipare a un concorso per la pubblica amministrazione. Oggi in Alto Adige c'è circa il 65% della popolazione di madrelingua tedesca, circa il 20-25% di madrelingua italiana, il 7% di lingua ladina e il resto non si dichiara. Noi facciamo in occasione del censimento della popolazione facciamo la dichiarazione linguistica che poi viene confermata o viene richiesta ogni volta che arrivano nuovi cittadini. Ovviamente questo comporta che la popolazione di lingua italiana è minoranza e quindi ci sono una serie di situazioni dove le persone che vengono elette, torniamo al discorso che è già stato fatto delle rappresentanze elettive, ne parlava il professor Morelli, le rappresentanze elettive sono certamente in funzione dei voti dati, ma hanno normalmente in ogni sede, sia nella sede provinciale che nelle sedi comunali, la garanzia di rappresentanza del gruppo meno rappresentato. Quindi a Bolzano, dove la maggioranza della popolazione è di lingua italiana, c'è il sindaco italiano e il vice sindaco tedesco. È necessario che che nella giunta comunale ci sia un terzo di persone di madrelingua tedesca, così come nelle diverse commissioni. La stessa cosa vale a livello di consiglio e giunta provinciale, vale a livello degli altri comuni, dove però se la maggioranza è tedesca e viceversa. Questo non vuol dire che dappertutto ci sia un sindaco italiano se c'è la maggioranza italiana e un sindaco tedesco se c'è la maggioranza tedesca. Succede anche che se c'è un sindaco dell'altro gruppo linguistico, un candidato sindaco bravo, viene votato anche dalla maggioranza dei cittadini dell'altra lingua, ma in quel caso il vice sindaco è dell'altro gruppo. Bene, io credo di avere esaurito le tematiche di cui volevo parlarvi, capisco di aver parlato di cose che magari nessuno di voi si immaginava e ovviamente sono a disposizione se volete avere ulteriori approfondimenti. Grazie. Grazie caro senatore per questa concisissima lezione sulla situazione in Alto Adige, molto diversa da quella degli sloveni nel Friuli Venezia Giulia. Mi è fatto piacere che il professor Morelli abbia citato il mare e il senatore Spagnoli abbia citato i monti come non come limite ma come transito. C'è un grande scrittore che si chiamava Predrag Matveevich che ha scritto un bellissimo libro, si chiama Il Breviario Mediterraneo, dove cita il mare Adriatico come mare della fratellanza, proprio per questo scambio. Anche gli sloveni migrarono assieme ad altri slavi dalle valli tra il Dniepr e il Dniester, che sono all'estremo, diciamo, territorio della Russia, mi veniva da dire Unione Sovietica, ma sono un po' obsoleta in questo. E, diciamo che la nazione slovena è quella che si è spinta più a ovest, nel territorio che va dal mare Adriatico verso la pianura pannonica e dalle Alpi o subito oltre le Alpi fino ai fiumi che determinano il confine naturale con la Croazia. Anche gli sloveni sono stati cristianizzati molto presto, tant'è che il nostro Olimpo pagano non esiste più perché è stato inglobato nella tradizione cristiana, perché abbiamo avuto un grande vescovo che era un vescovo salisburghese che aveva molto ben capito se si voleva cristianizzare i popoli senza fuoco e fiamme, si doveva cristianizzarli in qualche modo tendendo loro una mano e ampliando o inglobando la loro tradizione
nella tradizione cattolica. Di questo periodo sono noti i primi documenti scritti che risalgono, si presume, a prima del IX secolo, e vi cito questi documenti che si chiamano Monumenti di Frisinga, Brzezinski Spomeniki, perché ritrovati appunto a Freising, ma perché rappresentano i primi documenti scritti di tutto il mondo slavo. E non sono documenti banali, si tratta di tre confessioni di fede con una lingua che già da allora si poteva riconoscere come lingua dalla radice slovena. Per secoli gli sloveni, dopo un periodo di autonomia, hanno vissuto nel contesto dell'impero asburgico. Tutto questo rappresentava una unità nazionale. Vivere sotto lo stesso, come dire, sotto lo stesso padrone, per così dire, rappresentava anche una garanzia di unità. Dopo la Prima Guerra Mondiale, alla disgregazione dell'Austria-Ungheria, ecco che nasce la monarchia jugoslava, la monarchia dei serbi, dei croati e degli sloveni, ma il Trattato di Rapallo del 1920 concede all'Italia un territorio importante che comprende una parte del territorio sloveno, cosiddetto litorale, gran parte dell'Istria e una parte della Dalmazia. E qui comincia la storia della minoranza slovena, di fatto. Comincia forse un po' prima per alcune valli che sono passate sotto l'Italia dopo essere state veneziane nel 1866, ma dal 1920 di fatto comincia la storia della minoranza slovena in Italia. Storia non facile. Prima vi ho accennato all'incontro dei due presidenti Mattarella e Pahor a Trieste. Questo accadeva il 13 luglio del 2020, esattamente dopo 100 anni dal primo attacco nazionalista squadrista nei confronti degli sloveni, quando il 13 luglio del 1920, nonostante le garanzie che l'allora governatore Petitti di Roreto aveva dato agli sloveni dopo l'arrivo in sostanza dell'Italia, comincia un'opera di snazionalizzazione, e il 13 luglio viene dato alle fiamme un edificio simbolo chiamato Narodni dom, casa della nazione, appunto, nazione, come diceva prima il collega Spagnolli, dato alle fiamme, e da lì gli squadristi capitanati da Francesco Giunta dissero, e lo scrisse Giunta molto chiaramente, da qui comincia la grande marcia su Roma del fascismo e l'italianizzazione di terre che non erano principalmente o del tutto italiane. Il fascismo ha fatto grandi danni, non soltanto bruciando biblioteche, distruggendo case nazionali, ma volendo fare diventare italiani chi italiano non era, cambiando nomi e cognomi. Il mio padre, che si chiamava Venceslau Reutz, è diventato Amedeo Roy, e capite che uno ha poi un po' di problemi con la propria identità. Vi faccio l'esempio della mia famiglia, ma questo succedeva per decreto. Poi ci sono stati decenni di snazionalizzazione forzata e violenta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il territorio è stato diviso diversamente, il confine però
ha segnato in maniera decisiva questa differenziazione tra gli sloveni che sono tornati a far parte del nucleo nazionale scisso dopo la Prima Guerra Mondiale e quelli che sono rimasti a vivere in Italia. Non è stato un percorso semplice. Quando ascoltavo il senatore Spagnolli raccontarci dei diritti che i ladini e i tedeschi hanno nella regione del Trentino Alto Adige, mi veniva da chiedermi perché la regione Friuli Venezia Giulia, nonostante la propria autonomia dovuta appunto alla presenza della componente slovena sul suo territorio, non abbia potuto garantire alla comunità slovena questi stessi diritti. Il percorso è stato complicato, ci sono stati naturalmente dei trattati internazionali, il Memorandum di Londra del 54, il Trattato di Osimo del 75, sottoscritti tra l'Italia e la allora Repubblica Federativa Jugoslava. Alla fine della Repubblica di Jugoslavia e quando è stata la Slovenia a dichiarare la propria indipendenza, tutta questa materia complicata e complessa è stata trattata appunto dalla Repubblica di Slovenia, che come avete sentito ha avuto un'attenzione molto grande e esemplare nei confronti delle due minoranze autoctone che vivono sul suo territorio. Un po' più difficoltoso è stato il percorso degli sloveni. Dopo la legge non vi farò ovviamente tutta la storia di questo percorso, ma bisognerà pur dire che dopo la legge 482, nel 99, appena nel 2001, gli sloveni hanno con difficoltà e grazie al lavoro di tanti, non soltanto politici, ma di rappresentanti della comunità che hanno lavorato e costruito un percorso lungo, siamo arrivati appunto all'approvazione di quella che viene considerata oggi la Magna Carta degli Sloveni in Italia, la legge 38 del 2001, che ha molti articoli, è molto articolata, e che tocca naturalmente tutto l'apparato degli sloveni in Italia, una legge che finalmente pone sullo stesso livello gli sloveni che vivono a Trieste, nella provincia di Trieste, nella provincia di Gorizia e nella provincia di Udine. Questo perché la minoranza slovena è un po' spalmata, diremo, lungo tutto il confine italo-sloveno che va da Tarvisio, dalle Alpi, e raggiunge la cittadina di Muggia che confina con i comuni del litorale sloveno, sostanzialmente con quello di Capodistria. Questa legge prevede una tutela che è buona, ma non è ottimale, e soprattutto non tutti gli articoli di questa legge sono stati ancora applicati. E vi parlerò soltanto di quello che forse è più sentito da noi. Avete appreso come la Slovenia garantisca un seggio parlamentare per gli ungheresi e per gli italiani che vivono nei confini della Repubblica. La nostra Magna Carta, con l'articolo 26, recita che la Repubblica Italiana dovrebbe facilitare l'elezione di un rappresentante sloveno sia
alla Camera che al Senato. Questo non avviene. Io che ho l'onore di rappresentare la mia comunità, sono stata eletta così come succede dal 63, dal 1963, nelle liste prima della sinistra e poi del centrosinistra, che con una azione che ha una valenza politica garantisce in qualche modo l'eleggibilità di un rappresentante che i partiti appunto dal 63 hanno voluto includere nelle proprie liste elettorali di candidature. Questo è chiaro di difficile interpretazione anche, perché dovrebbe esistere tra i due stati, quello italiano e quello sloveno, una reciprocità nel rispetto dei diritti delle minoranze, e su questo stiamo lavorando. Devo dire che la Slovenia è stata sempre molto attenta a questa comunità che vive in Friuli Venezia Giulia e che è di fatto un ponte tra i due stati. Non dimentichiamoci che i rapporti tra i due paesi sono rapporti molto importanti di amicizia e di collaborazione, sia dal punto di vista economico che ovviamente dal punto di vista culturale. Noi abbiamo fatto un percorso lungo per arrivare fino ad oggi e credo che questo percorso dovrà in qualche modo porre sul tavolo delle trattative tra i due stati, ma anche nella coscienza dei singoli cittadini, l'opportunità che la presenza di una comunità altra significa per il territorio. Credo che il Friuli Venezia Giulia, con la presenza degli sloveni, con una piccola presenza germanofona e con la presenza importante della comunità friulana e ovviamente con l'apporto determinante della maggioranza italiana, rappresenti un mosaico straordinario di quella che dovrebbe essere una regione nel cuore dell'Europa. E le minoranze sono i migliori ambasciatori delle repubbliche, noi della Repubblica di Slovenia, ne sono convinta. Non mi sono preparata un altro tipo di intervento, ma è stato già detto molto. Io credo che sia arrivato il momento di dare a voi ragazzi la possibilità di intervenire, perché so che avete studiato l'argomento e ovviamente ringrazio molto per questa vostra attenzione. E a voi la parola. Chi comincia? Facciamoli respirare magari 30 secondi. Prego, venite qua al microfono. Sì, sì. Allora, avendo conosciuto persone che fanno parte di una minoranza linguistica ed essendomi rapportata con loro, molti mi hanno detto che per loro è difficile ed è stato difficile vivere questa situazione. E per cui la mia domanda è più alta la percentuale di minoranze linguistiche che riescono a integrarsi nella società o è più alta la percentuale invece di minoranze che non riescono a integrarsi nella società? Beh, per quanto riguarda la mia comunità, posso dire che
sicuramente noi siamo necessariamente molto integrati. Abbiamo la possibilità di studiare nella nostra lingua madre fino alle scuole superiori, alla maturità superiore, poi abbiamo, ci confrontiamo ovviamente con una comunità che è maggioritaria, a differenza di quanto succede nel Trentino Alto Adige. Ma credo che abbiamo superato molto, cioè nel corso degli ultimi decenni è molto cambiato anche il quadro sociale della nostra comunità, non esiste più questa differenza tra campagna e città o periferia e città, e quindi l'integrazione c'è. Però molte volte mi viene chiesto, ma come mai voi parlate tutti l'italiano, ma pochi italiani imparano lo sloveno? Ecco, questo è un punto di domanda che arriva dalla storia alla quale vi avevo accennato, in cui si trattava, la comunità slovena come qualcosa di minore. Infatti a me il titolo, il nome, la determinazione minoranza, insomma, ha sempre così un sapore un po' amaro, ma credo che su questo bisognerà riflettere in maniera diversa, perché molte famiglie italiane iscrivono i loro bambini nelle scuole con lingua di insegnamento slovena proprio perché hanno maturato dentro di sé la coscienza e la consapevolezza che avere la capacità di conoscere non soltanto una lingua, ma una cultura sia qualcosa che arricchisce e non qualcosa che impoverisce. Grazie. Forse posso brevemente integrare questa risposta data dalla senatrice Rojc per dire, intanto per ricordare che Trieste è una grande capitale dei Balcani, è una città relativamente ai margini della realtà italiana, e questo dobbiamo tenerne conto, perché è sicuramente più importante per la penisola balcanica Trieste di quanto non lo sia per la penisola italica dal punto di vista storico, proprio come territorio di convivenza etnico-linguistica. Ma andiamo alla terra mia. Chi pensa all'integrazione, tu hai parlato di integrazione, chi pensa all'integrazione stando fuori dai territori con minoranze linguistiche è portato naturalmente a pensare a una progressiva italianizzazione delle minoranze. È umano che sia così. Cioè uno dice, ma vengono qualche volta su delle mie parti da varie regioni d'Italia e dicono, ma com'è che voi dopo tanti anni continuate a parlare tedesco, perché non parlate italiano, visto anche che lo sapete tutti? Perché poi tutti parlano l'italiano, ma perché a casa vostra non parlate italiano? Che sarebbe tanto più facile, no? No, è proprio qui il problema, perché le minoranze linguistiche, che portano con sé anche dei valori culturali che ovviamente andrebbero persi se si perdesse l'abitudine a parlare la lingua, le minoranze linguistiche sono un arricchimento della nostra comunità nazionale. E quindi vanno tutelati perché sono un arricchimento. L'integrazione è data dal fatto che le persone trovino un lavoro, riescano a darsi da fare per vivere in maniera corrispondente alle leggi. Bene, questo posso dire che nella gran parte dei casi succede, e certamente c'è anche qualcuno che si comporta infrangendo le leggi, ma non mi sento di dire che sia in percentuale di più di quello che non succede nei territori squisitamente italofoni, dove si parla solo l'italiano. Io vorrei aggiungere soltanto l'esperienza delle piccole comunità di lingua minoritaria, in particolare l'albanese da cui provengo io, gli albanesi della Calabria, che sono circa 40 paesi in provincia di Cosenza, che da 4 secoli mantengono la lingua e i costumi. Come hanno fatto a integrarsi? È stato un discorso difficile. All'inizio c'erano i soliti pregiudizi, non si comprendevano, ma poi lentamente hanno cominciato ad avere delle istituzioni culturali, per esempio, dei collegi. Nel 1732 il primo collegio Albania, che in Albania e nei paesi balcanici
neanche si sognavano. Cioè il vivere nell'ambiente, nel contesto italiano più avanzato che quello da cui provenivano, gli ha dato la possibilità di potersi sviluppare maggiormente, di superare i pregiudizi e di integrarsi profondamente nella storia e nella cultura italiana. L'ultimo esempio: nella costruzione dell'Unità d'Italia, gli albanesi sono quelli che si sono distinti più degli altri, diceva Giuseppe Garibaldi, scusate la citazione. Grazie. C'è qualcun altro? Prego. Vorrei davvero applaudire voi ragazzi che siete, avete onorato l'istituzione del Senato della Repubblica, i ragazzi anche con la cravatta, quindi bravi. Allora, buonasera innanzitutto. Come si fa? Funziona? Ok. Buonasera, ok, ecco. Allora, riguardo a quanto è stato detto oggi, avete fatto riferimento alla legge 482 del 99. La mia domanda è riferito alla legge. Oltre a questa legge, appunto, come fa lo Stato, diciamo, le politiche statali a tutelare queste minoranze? O comunque quali metodi adotta per tutelarli, oltre appunto a quelli menzionati nella legge, se ci sono ulteriori? Beh, per quanto riguarda gli sloveni, ho citato la legge 38 del 2001 che determina nello specifico la tutela della comunità slovena e che tocca un po' tutti i segmenti della vita della comunità, che è una comunità molto organizzata sia dal punto di vista economico che culturale, di associazionismo, e quindi una comunità molto viva e che incide anche sul territorio, e quindi quella è considerata per noi la carta determinante, oltre naturalmente alla Costituzione, all'articolo 6 della Costituzione e alla legge 482. La Carta europea ancora non è stata ratificata, ma anche quella viene ripresa come punto di riferimento anche per quanto riguarda la legge di tutela degli sloveni. Non so per gli altri. La legge riconosce l'esistenza delle minoranze e dà i diritti e dà anche la forza di poter utilizzare la propria lingua, come dicevo pubblicamente, e di potersi sentire veramente maggiormente la propria identità nel nostro contesto. Però, come sapete voi, termini come identità e come coscientizzazione non possono venire dall'alto. Così anche all'interno delle minoranze, noi abbiamo delle minoranze in qualche modo più coscientizzate, cioè più impegnate a difendere la propria identità e quindi più attente a lavorare perché la loro lingua si sviluppi, vada avanti con le scuole, con tutte le altre. Altre invece, per ragioni anche oggettive, perché sono sparse per l'Italia, hanno delle difficoltà. Quello che voglio sottolineare io è che questa norma, che questa legge ti dà questa possibilità. Cioè nessuno può dire lo Stato non vuole che io parli l'albanese pubblicamente, perché negli organi collegiali la 482 ti dà la possibilità di poterlo usare. Dipende da te poi sforzarti, diciamo, di utilizzarla non soltanto a livello familiare ma anche pubblicamente. Insieme con gli altri, ripeto, la 482 ha rappresentato per noi veramente una rivoluzione che ci è in qualche modo invidiata anche da altri stati d'Europa. Ecco, noi in Alto Adige
ovviamente siamo in una situazione di vantaggio rispetto alle altre minoranze, perché come ho detto prima abbiamo una legge che ci riguarda espressamente, che è lo Statuto di Autonomia. Per capire come funziona rispetto alle altre regioni, dicevo prima che noi abbiamo delle competenze, esercitiamo delle competenze, la provincia autonoma esercita competenze che altrove esercita lo Stato. Ho parlato della scuola, potrei parlare delle strade, potrei parlare della regimazione dei corsi d'acqua. Tutte cose che in Italia finanzia lo Stato attraverso i suoi uffici, il Genio Civile, l'ANAS, mentre invece in Alto Adige finanzia e svolge la provincia. Qual è l'accordo economico che sta alla base di tutto questo? L'accordo economico è un accordo di massima che la provincia autonoma ha preso con lo Stato. Lo Stato e la provincia si accordano per una somma che lo Stato restituisce alla provincia rispetto alle tasse che in provincia si pagano. In questo momento la percentuale è sull'ordine del 70%, e con questi soldi la provincia si arrangia a fare queste cose. Ovviamente nelle regioni a statuto ordinario il trasferimento di denaro che arriva dallo Stato è minore, perché le regioni a statuto ordinario devono fare meno cose, e su questo si innesca anche una grande polemica, perché si dice voi siete ricchi, noi siamo poveri. Sì, noi siamo sicuramente ricchi, però da noi abbiamo anche più cose da fare. Ecco, quindi questo è un po' il concetto di autonomia speciale che viviamo noi, che a mio avviso potrebbe costituire un buon esempio anche per quelle che sono adesso le autonomie differenziate che sono sul tavolo della discussione del governo, ma sempre, attenzione, qui lo dico in modo molto chiaro, con i tempi necessari, perché noi per arrivare ad aver imparato a gestire l'autonomia, quindi a svolgere queste funzioni autonomamente, ci abbiamo messo 70 anni dalla fine della guerra. Non è che adesso si dà autonomia alla Regione Lombardia e questi improvvisamente sono bravissimi. Questi ci mettono del tempo a imparare, quindi bisogna partire con calma. E questo vale per l'autonomia, vale in particolare per i territori come le minoranze, perché secondo me il modello Alto Adige, che vengono a studiare da diversi paesi, erano venuti anche dall'Ucraina per il Donbass, tanto per capirci, adesso hanno altri pensieri nel Donbass, ma erano venuti in delegazione da noi a vedere come funzionava, bene, credo che questo modello potrebbe essere un modello utile, perché è chiaro, è semplice, è manifesto. Tu mi dai dei soldi, Stato, e io con quei soldi faccio anche le cose che devi fare tu. Grazie. C'è ancora qualcuno? Prego. Buonasera. La differenza tra le minoranze storiche e le minoranze più recenti, diciamo che le minoranze più recenti vengono riconosciute di meno e tutelate di meno. Sarebbe per caso il momento di tutelare e riconoscere le minoranze anche più recenti, che non vengono tutelate, ecco, come le minoranze più famose, più riconosciute anche nei paesi che non sono a contatto con loro? Sì. Beh, sicuramente, brava, perché questo è un discorso che pone una riflessione. Sicuramente il professore ha citato i Rom, ma ci sono la comunità africana, c'è la comunità cinese. A Trieste c'è una grandissima e importante comunità serba. Sono minoranze che non rientrano nella tutela, ma che a mio modo di vedere dovrebbero, insomma, in qualche modo venire tutelate, e questo è un discorso che andrebbe sicuramente aperto a livello di riflessione non regionale ma nazionale. La 482 ha dei criteri troppo definiti, forse. Come sapete, sono quelli dell'autoriconoscimento dell'appartenenza a una minoranza attraverso il 25% del consiglio comunale oppure del consiglio provinciale,
e poi soprattutto della delimitazione territoriale, per cui si parte dal principio che si può tutelare una minoranza che sta nello stesso posto da secoli. Allora si diceva che i Rom, si dice sempre che sono nomadi e quindi non possono essere tutelati. E la stessa cosa si fa per le nuove minoranze, che pongono un problema enorme, perché molte volte sono gli albanesi in Italia, i nuovi albanesi, sono 500.000. Noi di antico insediamento siamo sì e no 100.000, si dice 100.000, ma probabilmente siamo di meno. La differenza è che noi storicamente, e questi invece sono arrivati adesso, molti di questi sono cittadini, lavorano, ma c'è anche qualche frangia di malavita e altra. Però bisognerebbe trovare in qualche modo di dare una, diciamo in qualche modo, un riconoscimento. Perché se si dà riconoscimento a una persona, a una comunità, in qualche modo si facilita l'inserimento, perché altrimenti lo si obbliga a stare ai limiti, con difficoltà di inserimento, di lingua, di lavoro e di tutti quelli che sono i diritti fondamentali della persona. Ecco, questo penso che sia, forse il cambiamento dalla 482 è impossibile perché altrimenti cade tutto. Forse bisognerebbe fare un'altra norma, un po' più elastica, un po' più, che dia la possibilità anche ad altre minoranze di poter godere di certi diritti che adesso purtroppo non li hanno. Ecco. Ma io rispondo brevissimamente facendo riferimento alla mia esperienza di sindaco di una città di 110.000 abitanti, nella quale, quando ero sindaco io, erano residenti persone appartenenti, provenienti da 115 stati diversi. Cioè c'era una larghissima maggioranza ovviamente di cittadini italiani nati in Italia, ma c'erano cittadini nati in 115 paesi diversi. Allora noi istituimmo, proprio nel periodo in cui c'ero io, quindi all'inizio degli anni 2000, una consulta degli immigrati, dove gli immigrati avevano l'opportunità, almeno i gruppi più numerosi, di mandare un proprio rappresentante, e questa consulta si confrontava con l'amministrazione rispetto ai problemi di queste comunità, le più grosse ovviamente, perché a Bolzano ci sono circa 4.000 persone di etnia albanese secondaria, non radicata storicamente, ci sono circa 3.000 persone di origine marocchina, ma ci sono anche circa 1.000 persone di origine pakistana e circa 800 persone di origine peruviana, per capirci. E questi gruppi sono consistenti, questi mandavano il loro rappresentante nella consulta. Poi è chiaro che se ci sono 5 ghanesi o 8 abitanti del Togo è più difficile. Però io credo che sia più facile, per rispondere alla tua domanda, che questo tipo di questioni si affrontino a livello locale che non con una regola statale. Cioè lo Stato dovrà fare probabilmente una norma a cappello, non credo neanch'io abbinata alla 482, ma magari con una legge nuova, e lasciare poi che siano gli enti locali, le regioni e i comuni, in funzione delle situazioni specifiche che si creano, ad adottare degli strumenti a garanzia di queste minoranze. Va fatto, perché se non si dovesse fare, questi cittadini difficilmente si sentiranno facilmente cittadini italiani e quindi si genereranno automaticamente dei conflitti, mentre invece se noi li gratifichiamo facendo loro capire che sono benvenuti, che si rispettano le leggi, se lavorano, se producono, sono dei cittadini come tutti gli altri, ebbene in questo modo li facciamo sentire sicuramente più a casa loro qui che non a casa loro da dove sono venuti, che magari sono posti dove ci sono guerre, dove ci sono carestie, dove ci sono difficoltà di vario tipo. Sì, vorrei aggiungere, appunto, proprio agganciarmi a questo. Nella scorsa amministrazione a Milano è stato fatto un tavolo chiamato Milano Città Mondo, dove c'erano rappresentate davvero tutte le comunità che vivono a Milano, ed è interessante, la più numerosa è quella sudamericana. Quindi un tavolo di confronto tra le varie minoranze
che ovviamente non sono riconosciute dalla legge, ma che convivono con e si cercano di integrarsi in maniera propositiva in un contesto che è assolutamente diverso da quello loro, ma si confrontano anche con le difficoltà che hanno tra loro, insomma, parlandosi, e questo credo sia un buon viatico per una legge cappello che dovrebbe essere definita. Grazie. E c'è ancora qualcuno che... Ecco, prego. Siamo in minoranza in politica le donne, ma ecco. Ho due domande. Allora, in nome di studentessa, ma anche di una persona che fa parte di una minoranza, anche una delle più numerose, quella rumena, prima di tutto, se ci sarà mai la possibilità che in Parlamento, comunque al governo, ci siano dei seggi prestabiliti per i rappresentanti delle minoranze. Prima di tutto. E poi se io, per esempio, comunque persone che hanno meno di 18 anni, che sono nate in Italia, che hanno studiato in Italia, che praticamente magari si sentono anche più italiani che della loro nazionalità, possono avere la nazionalità prima, perché sì, mi sembra scontato. Sfondi una porta aperta. Ci sei provato a far passare lo Ius Soli? Lo Ius Soli è quella cosa per cui chi nasce in Italia è automaticamente italiano. In America lo Ius Soli è in vigore negli Stati Uniti dal 1870, giusto per capire. Però qui da noi non ancora. E una ragazza che fa le scuole in Italia e che è nata in Italia e che ovviamente non ha niente a che spartire con la Romania, anche se i suoi genitori provengono magari da là, però... fa fatica a essere identificata come italiana, a essere ufficialmente, istituzionalmente chiamata italiana, ma viene considerata un'immigrata, una che nasce qua, scusatemi, non è immigrata, è nata qui, che sia chiaro, questa è la mia personale convinzione, però non siamo ancora riusciti a far passare questo miglioramento normativo. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso che facevi, relativo alla presenza nel Parlamento, allora voi sapete che in Parlamento ci sono i rappresentanti degli italiani all'estero, cioè il mondo è stato diviso in circoscrizioni, c'è una circoscrizione per esempio Canada, Stati Uniti e Centro America, sono circoscrizioni molto grandi, dove quando è il momento del voto gli aventi diritto, cioè i cittadini italiani residenti là, possono votare e mandano un rappresentante nel Senato, ce n'è anche uno nella Camera, e questo vale per le diverse parti del mondo. Allora, questo dimostra che quello che tu chiedi si può fare, bisogna solo decidere di farlo. Ricordo che i rumeni sono in assoluto la minoranza maggiore presente in Italia, c'è variati milioni. Devo dire che negli altri stati l'ambasciatore non è qui, però per esempio nel Parlamento sloveno c'è un rappresentante del gruppo italiano, uno di quello ungherese. Addirittura in Romania ci stanno 13 rappresentanti, perché lì ci stanno 13 minoranze e ogni minoranza ha un suo rappresentante. Noi ancora non siamo arrivati a questa maturità, diciamo, di riconoscere a questi gruppi sociali, a questi gruppi nazionali, di avere un loro rappresentante in Parlamento. Purtroppo non ce l'hanno neanche quelli che sono qui. La senatrice faceva riferimento alla minoranza slovena, no? Gli italiani in Slovenia hanno un loro deputato, gli sloveni in Italia non hanno un deputato, diciamo così, di norma. Ecco, questo volevo dire. Ed è una battaglia che, insomma, che ci accomuna. Grazie. Grazie.
se non ci sono altre domande, allora io credo che questo incontro apre una riflessione su quanto importante sia stato il cammino verso una presa di coscienza dell'importanza, da una parte, della memoria storica tramandata dalla tradizione, dalla lingua, anche dai dialetti, il consolidamento di questa coscienza che è stata peraltro ampiamente approfondita da ricercatori, studiosi, etnografi, linguisti, letterati e che è stata facilitata in parte dalla legislatura. Molto è stato fatto, ma molto ancora abbiamo da fare. I padri costituenti hanno dichiarato, nel già citato articolo 6 della prima parte della Costituzione, quindi nei principi fondamentali della nostra Repubblica, e lo cito, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La presenza delle numerose minoranze determina la più speccata consapevolezza di rappresentare l'Europa. Ringrazio dunque per l'opportunità di questo importante incontro, di questo momento di approfondimento che ci aiuterà a trovare nuovi punti di raccordo tra ciò che conosciamo e le prospettive future che riguardano importanti segmenti della nostra Repubblica. Grazie infinite.